Ciao, sono Johnny 95 e oggi ci troviamo su 100 Doll Challenge 2. E quindi vabbè, fatemi sapere se c'è qualche problema. Non scrivetevi pensando, questo qua fa schifo e tutto quanto. Cioè, se me lo dite lo risolvo. Se per caso c'è un problema di non lo so, vi mancano le live, non, ci provo. Le live è un problema perché le live sono impegnative da leggere per il mio stato di salute, però almeno capiamo i problemi. Ok, detto questo. Se vedete di sotto l'aumento di qualità che sto facendo, anche se avremmo dovuto farlo a 700, io ho l'obiettivo di aumentare qualità ogni tot iscritti come se fosse una progressione. Però non siamo arrivati lo stesso, 700, ne abbiamo solo sfiorati. Io ho fatto lo screenshot perché è una cosa che sapevo che saremmo scesi, sicuro, dopo la skin, dopo l'omaggio skin, cioè, vabbè, non lasciamo stare. Il logo del canale è qua sotto, il nome del canale, così vediamo per i nuovi, magari vedono il nome del canale e si iscrivono. Magari. E più quelli già iscritti possono condividere il video e non lo so. Aumentiamo magari. Ok. Siamo arrivati al livello 64 l'ultima volta. E qui c'è un codice da mettere, un lucchetto, cioè una chiave da inserire. E una manovella, quindi una cassaforte chiusa in tre modi diversi. In realtà non lo so se quei quattro tasti sopra siano riferiti a un altro modo per aprire la cassaforte, però vabbè. Ah, qui ok, dietro al quadro, come sospettavo, c'è una chiave. Apri. Ah, tutte qua. Ah, ok, abbiamo quattro modi per aprire la cassaforte. Uno l'abbiamo trovato. Lì in alto, e infatti c'è la luce verde. In un cassetto. No. Quindi c'è qualcos'altro. Ho girato la cassaforte. 1 884 mi sembra. Bellissimo. 1 884. Perfetto, e 2 su 4 l'abbiamo aperta. 3 la manovella dovrebbe essere, no? La manovella non si gira. Ah, si gira. Si gira, si gira. Ecco, 3 su 4. E poi cosa facciamo qua? Ah, c'è un pulsante qua dietro. Fatto, aperta. Chiave. È una multicassaforte questa. Questa cassaforte è tipo enigmi importanti. E andiamo avanti. Quanto siamo? 5 minuti. 5 minuti per aver fatto suonare la porta. Ma era perché dovevo spiegarvi. Cioè, bisogna capire i problemi, non bisogna descriversi così. Sennò come andiamo avanti?
Qui c'è una cosa. Cos'è sta cosa? Ah, bisogna fare tutto il percorso senza mai ripetere. Così. Vabbè. Sbagliato, lo so. L'avevo già fatto uno così, eh. Aspetta. Ok. Ma così va dritto. Abbiamo preso quello. Però secondo me non ci stiamo andando lontani. Non è difficilissimo. A vedere, fa provare di qua. Eh no, rimane comunque intrappolato quella parte lì. Allora. Cerchiamo. Di risolvere questo problema. Come saggio. Non si sa da dove perché ho tolto la connessione. Però va bene. Vabbè. Quasi. Ne mancano due. Lo facciamo a prendere pure quello. Facciamo così. Siamo sempre vicini, però ce ne mancano alcuni. Aspetta un attimo. Devo andare giù. No, ho sbagliato. Niente. È complicato, quindi se... Non so se vi stanno, vi sto annoiando, però se nel caso io mi blocco, cioè, potete aiutarmi voi, eh. Fate il possibile. Io non è che sono un genio incredibile. Ne rimangono sempre due. Qualcuno, qualcosa rimane. Vabbè, io mi metto in pausa, poi lo risolvo e poi così proseguiamo. Incredibile, non, cioè, ci mettiamo tanto a provare il livello, poi quando blocco la registrazione, dopo uno o due tentativi ci riesco. Ce l'ho fatta. Sono partito praticamente da questi qua in mezzo sotto, che non riuscivo a completarli. Ok, basta. Il prossimo non un puzzle, dammi la matematica, dammi questo. Non il puzzle, ti prego. Non un puzzle. Ecco, questi sono i più belli. Allora, martello. Va bene. Qui c'è l'asse. Possiamo metterla qua sotto per riparare. Possiamo spostare qualcosa. Ah, ok. Con il martello mi sono rubato i chiodi. Ora possiamo mettere questo insieme ai chiodi. Chiodi da qualche parte. C'è un'altra asse. Ok. E le possiamo mettere insieme. Possiamo mettere qua sotto per riparare il terreno. O c'è un'altra asse? C'è un'altra asse? No, non penso. Ma insieme ai chiodi e poi lo mettiamo qua sotto. Così possiamo passare. Livello 67. Io comunque vedo tanti che fanno iscritti. Tipo, ne fanno 10 al giorno. Non lo so. Io, boh, rimango fisso o scendiamo. Non lo so. Zero. Dobbiamo arrivare a zero. Con. Partendo da 4. Vabbè, matematica, l'ho chiesto io, quindi vabbè, nel senso va bene matematica, ma non i puzzle, perché i puzzle fanno, diciamo, sono un po' ripetitivi l'uno dopo l'altro. 4 più... Ah, 4. Devo arrivare là in alto praticamente, uguale 4. Cos'è FK4? Aspetta, se vado lì... Basta provare tutte le strade. Allora, 4 più 6... 4 più 6 fa 10, 10 meno 9 fa 1, 1 più 8 e non viene. Allora aspetta. Più 8 deve essere un 2, 4.
meno 3, 1, meno 1, 0, 0 più 7 e lì sicuramente i lati non funzionano perché contando non si riesce. 4 più 1, 5, meno 4, 1, 1 più 2, niente. 5, 11, no, va sempre in positivo. 10 meno 5, no, sicuramente quello va in alto. 4 meno 3, 1, 1 più 5, 6, e però ci sono solo più, quindi se dopo ci sono tanti più, bisogna equiparare i più con i meno, cioè metterli in contrasto in modo da ritornare di nuovo 4, perché questo è il nostro obiettivo e dovremmo ottenerlo. Più 8, 12, 4 più 6, 10, meno 4, più fa 4 più 8, allora 4 meno 1 e fa 3, 3 meno 5, no, troppo. 3 meno 4 fa meno 1, meno 1 più 2, diventa più 1. 4 meno 3, 1, non rimane sempre così, è complicato, eh. Io devo scrivere il 6 perché sicuramente mi fa andare troppo in alto. Quindi 4 sarebbe 4, 4 più 1, 4 più 1, 5, meno 5, 0. 0 più 2, no, niente però. Qua ci stiamo andando vicino. Più 1. Allora, è difficile. Devo calcolare tutto quanto. Vabbè, io metto in pausa così magari riusciamo a fare anche il prossimo livello. Ok. Dopo voi non avete visto nulla, ma io sono stato lì a provare tutto il tempo. Ho provato varie soluzioni. Non ho guardato le soluzioni su internet o su YouTube o su qualsiasi sito dove possa vedere. L'ho fatto io. Quindi non mettete dislike oppure non mettete niente perché il video vi fa schifo visto che io guardo le altre soluzioni. No, io faccio tutto per conto mio. Quindi voi dovete lasciare like perché io ci sto provando a risolvere questi enigmi con il mio solo intelletto, insomma. Allora, ho fatto 4 meno 3, 4 meno 3 e fa 1, meno 6 e fa meno 5. Più 7 fa 2, più 2 fa 4, uguale 4. Non so se c'erano più soluzioni, io ho visto quella e ho fatto quella. Siamo a 13 minuti. Le faccio durare un po' di più questi gameplay, perché così lo finiamo prima il gioco. Se no stiamo a farci 22.000 episodi. E non va bene, c'è questa una scacchiera. Ah, cavallo. Cavallo, facciamo il cavallo, dobbiamo coprire tutte le pellicole, tutte le cose col cavallo, a quanto pare, a quanto sembra. Ok, io faccio così. Non ci credo. No, c'ero quasi riuscito. Ma io posso partire da qualsiasi punto, ma ce l'ho quasi uscito. Aspetta. Perché il trucco sta nel fare ripetere le stesse cose? Poi ti esce quello giusto. Fatto. Chiave, perfetto. C'è sempre la chiave in ogni livello. Vediamo sta cosa.
Va bene, siamo 15 minuti. Ah, questo dobbiamo mettere i numeri semplicemente nella loro posizione dove c'è il numero romano. E quindi bisogna switcharli così. Effetto 1. Questa è semplice, finiamo questa e poi chiudiamo il video. Così almeno facciamo un po' più di livelli perché ne ho fatti pochi, credo. 3, 4, c'è il 4 invertito. Perfetto. Fatto. E di questo sapevo già che era semplicissimo. 70, e ci sono le luci. Ci sono i tasti del joystick, perfetto. Manca la hit, ma va bene lo stesso. Ok. Sarete livello 70. Se noi moltiplichiamo per 10 no, questo livello, dobbiamo arrivare al numero iscritti che mi piacerebbe arrivare in qui. Cioè il nostro obiettivo, insomma. Cioè 700. Se non si fosse capito. Ma no, questo, da qua lo continuiamo la prossima volta. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Leggete qua sotto se siete nuovi, iscrivetevi, il nome del canale è quello lì, comunque siete nel video quindi sicuramente potete iscrivervi direttamente giù in descrizione, o in descrizione, sotto descrizione c'è il canale con scritto iscriviti, quindi iscrivetevi. Lasciate un like se avete qualche serie che vi possa piacere, me lo scrivete, che appena potrò, se potrò ve la porterò sul canale. Tanto prossimamente, tra poco uscirà una nuova serie. Sto finendo il progetto per il canale, che uscirà una nuova, una cosa importante per il canale, cioè una serie con questo progetto che sto facendo. Se finiamo a 100 dollari, vi porto un'altra serie. Ce ne sono di novità, tranquilli. Solo che non vi porto 22.000 serie, se no non ci capite più niente tra una serie e l'altra. Se c'è qualche problema me lo riferite. Voi lasciate il like, visto che nello scorso episodio avete lasciato 6 like, io avrei chiesto 5, vi ringrazio. Proviamo anche stavolta ad arrivare a 5 like, mi raccomando. Poi, visto che avevo detto che avrei salutato uno di quelli che hanno commentato, e comunque dovreste vedere tutto il video, quindi essere arrivati fino a questo punto, io saluto uno a caso di quelli, non ve ne prendete male se non vi saluto, ne saluto uno a caso di voi due, perché se io vi saluto tutti, per forza mi saluti, saluto tutti quanti, saluto anche me. Però se ne scelgo uno di voi, magari vi sente, non lo so, felici di essere stati scelti. E quindi io volevo dare questa cosa. Siamo a 18 minuti di registrazione, fortantino. Però sono stati spiegazione iniziale, questa spiegazione finale, quindi ci sta, diciamo. Se è troppo lungo ve lo dite. Magari cercherò di essere più veloce, ma sono lento di mio e devo imparare ad essere più veloce. Detto questo, saluto Eric Oscar. Oscar? Sì, penso sia Oscar. Non so se è l'R c'è o meno, però è Eric Oscar. Nel caso, scusami. Provvederò a imparare i nomi e siamo a posto. Cioè, ho una buona memoria, ma non è. Ma qualche cosa me la posso dimenticare pure io. Ciao Eric Oscar, grazie per aver lasciato un commento. E spero che tu abbia visto tutto il video. E noi ci vediamo in un prossimo video. A presto!